Ciao a tutti, io sono Roberta, come state? Tutto bene? Spero di sì. Oggi ho voglia di colorare le mie unghiette perché ho fatto la ricostruzione, perché queste non sono le mie originali, magari, perché io sono onicofagica e me le magno di santa ragione, però insomma sono un po' bianche, sono un po' spente e voglio usare un po' di colori oggi con voi. Non so come farle, non so che colori utilizzare, non ho idee e tutto nel video sarà dato dalla mia fantasia, quindi spero che vi piaccia, perché durante questo pomeriggio di domenica ovviamente mi è venuta questa idea di sbizzarrirmi un po' con i colori, usare un po' di fantasia, di originalità, e spero che questa idea comunque vi possa piacere. Vado a stendere la base trasparente prima di tutto sulle mie unghie. Se il mignolo non doveva tremare, beh certo, che novità! Ho finito di stendere la base e ora lasciamo asciugare e poi andiamo a utilizzare i colori. Ho deciso in questo preciso istante che la nail art si sfilerà i colori del rullo di tamburi, l'arcobaleno! Però non ho neanche tutti i colori che compongono l'arcobaleno, quindi vi lascio immaginare cosa uscirà fuori, ma voi dovete credere in me! Il primo smalto che ho scelto appunto è questo rosso della marca Essence Effetto Gel. E il rosso lo vado a stendere sui miei bei pollici, bei per modo di dire ovviamente, perché ho deciso che i miei pollici saranno rossi. Colore dell'amore, della passione, nonché il primo colore dell'arcobaleno. L'unico che probabilmente ho, fantastico direi. Passiamo invece all'arancione, il secondo colore. Questo è uno smalto di Deborah Milano e il colore è il numero 42, Orange Fluo. Ed è la prima volta che lo provo, quindi non so cosa aspettarmi sinceramente. Carino. Quando l'ho aperto sembrava tipo trasparente, infatti ho pensato non colorerà per niente, invece devo ricredermi. È carino come arancione. Il giallo non ce l'ho, quindi come terzo colore andrò ad utilizzare questo rosa Barbie, sempre di Essence Effetto Gel. Ad applicare questo azzurrino molto molto chiaro, molto pastello, mi piace davvero tanto, della Didon. Andiamo ad applicarlo sugli anulari, i miei amici anulari che mi piacciono parecchio, non so perché, ho una passione per gli anulari, nuovo fetish degli anulari. Il liquido è facile da stendere, liquido sì, però non che vada nei bordi, per piacere, grazie, grazie mille, smalto ti lovo. Come ultimo colore userò un lilla, questo qui è della Kiko. Andiamo ad applicarlo sui mignolini.
Ed ecco le unghiette finite, spero vi piacciono, spero che i colori che ho utilizzato vi possano piacere e soprattutto che anche l'idea la troviate carina. Non so, a me piacciono, forse le accorcerò un pochetto perché in effetti magari sono un po' lunghe, se devo fare dei massaggi sono un po' ingombranti, devo dire. Però questo è il risultato finale.